Cecilia Rodriguez fischiata in discoteca, Simone Izzo punzecchia. Simone Izzo torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sulle sorti coppia nata al Grande Fratello VIP ha qualcosa da dire. Simone Izzo, contatta dalla conduttrice della trasmissione radiofonica Non succederà più, stasera torna a parlare dei concorrenti del Grande Fratello VIP. La moglie di Ricky Tognazzi, in particolare, si ferma a commentare la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più chiacchierate del momento. La Izzo torna a ribadire che, secondo lei, esiste un'etica dell'abbandono, dimenticata però completamente dalla Rodriguez. I due sono innamorati? Può essere, ma questo per Simona sicuramente non può considerarsi un talento. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP infatti oggi ha le idee chiare, si può fare notizia ma per poter continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo bisogna anche proporre altro. Cecilia fischiata in discoteca? Simona risponde, i fischi erano giustificati. Ad un certo punto della trasmissione radiofonica, la conduttrice racconta anche a Simone Izzo l'episodio che, recentemente, avrebbe visto protagonista la Rodriguez. Cecilia infatti, invitata per un'ospitata in discoteca, sarebbe stata fischiata dalle persone presenti sul posto. Fischi giustificati risponde Simona, non si possono fare le serate portando solo se stessi. Bisogna avere talento. Cecilia e Ignazio, secondo la Izzo, potrebbero benissimo viversi la loro storia d'amore standosene a casa. I due infatti, spiega lei, non possono continuare a proporre al pubblico la loro storia d'amore. Cosa sanno fare questi ragazzi? Domanda retoricamente Simona. Amarsi non è un talento. Simone Izzo nuova opinionista all'Isola dei Famosi? Dopo aver parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP e delle discussioni che hanno coinvolto la stessa una volta uscita dalla casa, Simona parla anche dei suoi progetti lavorativi. È vero che è stata scelta per essere la prossima opinionista dell'Isola dei Famosi? La Izzo non conferma né smentisce le voci al riguardo. Il ruolo dell'opinionista è un ruolo che le sa dice molto ma, ad ogni modo, in un modo o nell'altro il suo lavoro continuerà. In teatro, in televisione o dietro le quinte di un film, lei non è una donna che ama stare ferma.